fire, you can see the west on. I wanna diamonds, I want that west on. The opps, they tryna lie me, cause they hate the place I'm from. But them don't know me, they just know the place I'm from. I got lots of shawty's tryna pull up to my place. She ain't want me last year, so just get up on my face. They all up in my inbox, so I know they wanna taste. I know they want my downfall, and are you late? I know I'm about to blow. Come on, si mangia. Vuoi un pezzetto di coso? Sì. Non c'è l'aeroplanino? Ma l'aeroplanino? È arrivato in hangar. Il cioccolato? Buono. Sono allergico. Vabbè, dovevi arrivarci. Non mi piace il cioccolato, però. Ma che cazzo, vabbè. Adesso mangio anche il tuo, buonissimo. Guarda, sei l'unico che è stato riuscito, cioè è stato in grado di farmi apprezzare i cioccolati, perché a me il cioccolato fa vomitare. Il tuo qua è buono. Ottimo. Sono contento. Anch'io sono contento di brutto. Ma sai che la felicità è una cosa talmente astratta che a volte... Che cazzo ridi? Ma sto dicendo una cosa seria. Aspetta, mia nonna. La felicità è una cosa talmente astratta che... Cos'è Radio Maria? Cos'è quella merda? Basta. Vabbè, comunque sono felice. Siamo in due, dai. Bene. Io poi tutti all'old. Sì, dai. Bene. Mi fai il discorso che stavi per fare? Sulla felicità, dico. Ma andato prima. Io prima stavo parlando di cose. Che ora andiamo andare? Era 11. Dimmi. Allora. 44. Partiamo da un presupposto, Coc. Tu sei veramente bellissimo, ok? E qua credo che non ci piova. Cioè, io ti vedo come chiunque ti vede. Ti stanno guardando tutti, vedo gli sguardi di quelli dietro. Perché sanno comunque la tua bellezza è estrema. Poi anche la scelta dei capelli azzurri che sono in pandan con gli occhi, la scelta del pupazzo bianco come la tua maglietta, la scelta di... Tutto studiato. Tu sei una persona comunque che gli piace comandare. Ah, capito, tutto collegato. È tutto collegato. Io lo capisco, capisco tutto i collegamenti che fai nella vita, è tutto perfetto. Sì. Poi hai una pelle anche liscia, cioè comunque tipo 28 anni c'hai. Ma tu non hai l'acne, bello. Non ho avuto l'acne. Ce l'ho avuto. Però l'ha curato. Pelle perfetta. Perfetto. Grazie, faccio anche la skin care coreana. Anche tu. Cosa? Anche tu la pelle perfetta. Ah, è vero. Io ho avuto l'acne. Ma guarda che sono curato, ma ti fanno crescere queste cose. Chi? Sì, fidati. Tu hai avuto l'acne, l'hai curato perfettamente. Grazie. Io non ho avuto l'acne, però ho avuto un po' di bruccoletti, ancora ce li ho. Pochi, molto pochi. Ma spesso mi vengono perché magari mi taglio male la barba. Perché uso il rasapalle di Max e me lo uso più sulla faccia. E ogni tanto mi parte un nervetto, un casino. Ma oltrepassiamo questo argomento. Ma Max Felici, ti ha presente, il formatore? Mi ha regalato un rasapalle. Io ogni tanto lo uso anche sulla faccia. Come fai il rasapalle, scusa? E praticamente il rasapalle è fatto che è praticamente un cerchio che tu praticamente lo appiccichi alle palle e fa e te le depila. Oh mio Dio, non tre paffette? Non ho tre dita. No, perché ti chiude la palla in un cerchio e poi comincia a lavare. Ma non faceva ridere sta battuta. Scusa. Ma era una battuta. Io rido sempre, ma questa non faceva ridere, perché stiamo insultando un prodotto che è in vendita. Quindi anche un po' di rispetto per chi vende. Vabbè, ridete per chi vende. Allora, risate grossolane. Ti sei immaginata tipo il cazzo a fette, capito? Cazzo a fette, poi ho detto rasapalle, cazzo a fette. Perché giustamente, immagino. Mi sono sputata sulla maglietta. No. Finita la risata di gruppo. Gira la testa. Rigirala. Perché questo fa ridere. Sì, infatti. Ma io chiedo le risate. Tu le hai chieste? Non le ho chieste. Sì, le hai chieste perché ti sei... Quando è che le ho chieste? Allora, non è che bisogna dire ridi. Però se ti giri ridendo, è ovvio che vuoi che l'altra persona rida. Lo dico. Sto già sgravando. Mi stai cercando di tenere due piedi in una scarpa. Due piedi in una scarpa? Già, esatto. E che lecchi il culo di entrambe. Esatto. Ma mi sto massacrando, che cazzo di culo lecco? Dov'è che ci hai massacrate? Scusami, me lo ricordi, Roby? Ma ho appena detto che la sua battuta non fa ridere. Oh, massacrata! Poi. Senti, i capelli azzurri... Sì? No, non andate via, abbiamo bisogno di sostegno morale, no? Non lo fate, per favore. Buona continuazione a tutti. Ciao, ragazzi. Ciao. Ciao. No, alla fine sei simpatico, anche tu, Dai, spacca la testa. Ti vedi. Dai.
Oh, ma vi raggiungo, mi siete simpatici voi, eh? Ciao! Ciao! Ciao a tutti quanti. DJ. Ma lui ride sempre così? Ah. Lui si è insozzando tutta. Siamo rimasti soli. Culo. Sapete quante cose rendono un ristorante figo? Quante? Questo? Facciamo la gara di rotti. No, basta, le ultime volte. Però dopo questa chiamata facciamo la gara di... Dopo in privato. Ho bisogno di... Io, l'altro giorno ho parlato con mia nonna. Uh-huh. E mia nonna mi fa: Simone, tu sei alto, poi sono un ragazzo fine. Io ho detto, non è vero, però... Tu devi trovare una donna raffinata. Fine, raffinata, una donna che non, che comunque si come dire, si veste bene, si è proprio... No, mia nonna direbbe che sei troppo scoperta. Guarda, se lo vede l'ombelico, va. Il tatuaggio lì sulla figa, no. Questa è la figa. Che fighe conosci, mia?